La serie Vikings venne presentata come serie TV storica, romanzata in minimo indispensabile. Ma siamo sicuri che rappresenti accuratamente vichinghi, fatti e personaggi? In questo video vedremo cosa c'è di vero e di falso in Vikings. Premesso che una serie non sia un documentario, ci sono infatti fatti storici inseriti appositamente per fini narrativi, ma ce ne sono anche alcuni che non hanno nessuna correlazione con le leggende o con la realtà e che quindi hanno creato un po' di confusione. Prima cosa, Ragnar è veramente esistito? Ragnar Lodbrok è un re semi-leggendario, fa parte delle leggende nordiche, ma potrebbe essere veramente esistito. Si suppone che abbia regnato su Svezia e Danimarca nella seconda metà del IX secolo. Era chiamato anche Ragnar Brache Villose o Ragnar dai pantaloni di pelle. E se volete sapere il perché, seguitemi su TikTok. Le gesta di Ragnar Lodbrok e dei suoi figli sono presenti in un ciclo di racconti islandesi del XIII secolo. La serie basa la sua narrazione proprio su queste leggende e sul poco materiale che ci è pervenuto da chi è venuto in contatto con la civiltà vichinga. Le gesta di Ragnar sono veramente accadute, ma sono distanti tra loro nel tempo. È quindi impossibile che sia opera di una sola persona. Gli storici tendono quindi a credere che la storia di Ragnar, in verità, racchiude in sé avvenimenti e leggende derivati da più figure storiche. Rollo e Ragnar erano fratelli? Il personaggio di Rollo è basato su una vera figura storica. Chiamato anche Rollone, era un capo vichingo norvegese nato tra l'845 e l'860 e che dopo molte razzie approdò in Francia. Qui si convertì al cristianesimo, sposò la figlia di un conte franco e diede vita alla casa di Normandia. Rollo e Ragnar non potevano essere fratelli, perché Ragnar è morto poco dopo il presunto anno di nascita di Rollo. Per di più, il vero Ragnar era svedese, non norvegese come nella serie. Quindi erano anche lontani nello spazio, oltre che nel tempo. I vichinghi combattevano come nella serie? In Vikings ci sono quasi sempre scontri in campo aperto, tra due schieramenti opposti. Ma in verità i vichinghi preferivano le imboscate, le incursioni a sorpresa e costruivano anche delle fortificazioni per difendersi. Quello mostrato nella serie è uno stile di combattimento simile a quello greco, che però sullo schermo fa molta più scena. I vichinghi erano già in Inghilterra. Nella serie Ragnar è uno dei primi a esplorare il mare del nord e scopre un nuovo territorio sconosciuto ai vichinghi, l'Inghilterra. Tuttavia, secondo i documenti storici, i vichinghi si erano già fatti strada in Inghilterra durante il V e VI secolo. Alla fine del IX secolo, periodo in cui è ambientata Vikings, le tribù della Scandinavia avevano già degli insediamenti ben consolidati in Inghilterra. L'uso della crocifissione come pena di morte. Attenzione spoiler, nell'episodio della seconda stagione Occhio per Occhio, Alterstan è accusato di essere un apostata e condannato dalla chiesa alla crocifissione, ma non ci sono tracce nei documenti storici dell'utilizzo di questa pena di morte, che era considerata sacra e attribuibile solo a Cristo. Riservare un trattamento simile a un apostata poteva risultare addirittura profano. I vichinghi non erano primitivi. Nella serie, i vichinghi non fanno una bella figura in quanto ad avanzamento sociale. Tutti gli altri popoli appaiono come superiori, come i britannici, i cui regni risultano in pace tra loro e uniti contro i razziatori pagani. Ma in quel periodo in Inghilterra c'erano molti regni, perennemente in conflitto tra loro, e con uno stile di vita molto simile ai norreni. Nell'alto medioevo, tra guerre, incursioni e carestie, i popoli vivevano quasi tutti nella stessa situazione dei vichinghi. Era comune vivere in villaggi di legno e solo pochi fortunati riuscivano ad avere case più resistenti, grazie ai rimasugli degli edifici dell'impero romano. Il modo di vivere era simile in tutto il mondo, quindi nessuno era inferiore a nessuno. Nella serie sono rappresentati un po' come dei selvaggi, senza una struttura sociale complessa, come in verità era quella dei vichinghi. Sembra che non avessero neanche nessun senso morale e che si accoppiassero con qualsiasi cosa camminasse. Anche durante le battaglie sembra che i vichinghi siano proprio terra a terra. Non hanno armature, al massimo delle piccole protezioni in cuoio, e lo stile di combattimento si può riassumere in carica e uccidi. Ma in realtà erano pochi i guerrieri vichinghi che andavano in battaglia senza una vera protezione. In media, l'armatura di un norreno comprendeva una cotta di maglia con sopra delle protezioni in cuoio e un elmo, ma senza le corna. Infine, i norreni non erano violenti e basta,
ma erano astuti e anche loro usavano delle tattiche di combattimento. Erano pochi quelli che andavano in battaglia come Rollo, a petto nudo e armati di ascia. Su di loro ho fatto anche un TikTok. L'aspetto dei vichinghi. I guerrieri norreni puntavano ad atterrire gli avversari, così come nella serie infatti si dipingevano il volto prima di andare in battaglia. I capelli tendenzialmente erano lasciati lunghi per sopravvivere agli inverni gelidi. La rasatura alla Ragnar non era auspicabile. Solo gli schiavi portavano i capelli molto corti. C'erano diverse pettinature. Alcune erano comuni in determinate regioni, altre potevano essere legate alla professione. Un guerriero di professione poteva fare delle scelte per limitare che un avversario lo afferrasse per i capelli durante un combattimento, oppure che si attaccasse alla barba. Avevano barbe più o meno lunghe, che tingevano insieme ai capelli per arrivare a un giallo zafferano. Le donne guerriere. L'argomento donne guerriere è un po' complicato. Sicuramente non erano così presenti come nella serie. Infatti la legge vichinga impediva alle donne di prendere le armi. Tuttavia sapevano difendersi e proteggere la propria casa. E sembra che ci siano state donne ribelli che non si attenevano alle regole. Le cosiddette Shield Maiden potrebbero essere esistite, ma non vi è una certezza. Infatti gli storici ancora dibattono su questa questione. Se volete saperne di più, vi invito a vedere il mio video La donna vichinga, guerriera o casalinga. I figli di Ragnar sono davvero esistiti? Sebbene il personaggio di Ragnar sia più vicino alla mitologia che alla realtà, i suoi figli sono veramente esistiti ed erano guerrieri e leader storici. Non si sa se erano veramente figli di Ragnar, visto che non si sa appunto se sia veramente esistito. Ma questi fratelli hanno avuto un impatto importante ai loro tempi. Ad esempio, Sigurd divenne il re della Danimarca. E parliamo anche di Bjorn. Nella serie Bjorn è ispirato all'omonimo re svedese, capostipite del casato di Munso, vissuto tra la fine dell'VIII e il IX secolo. Era descritto come un guerriero spietato e abilissimo. Sembra abbia viaggiato fino in Francia e in Italia per uccidere Re Aelle, per vendicare la morte di suo padre. Pare che Re Aelle avesse ucciso il padre di Bjorn buttandolo in una fossa di serpenti, come nella serie. Ivar. Ivar Ragnarsson nacque in Norvegia e morì in Inghilterra nell'870 o 873. Era soprannominato veramente il Senz'ossa perché pare soffrisse di osteogenesi imperfetta. Nell'autunno dell'865 guidò insieme ai suoi fratelli la grande armata danese per invadere l'Anglia orientale, in seguito all'uccisione del padre da parte di Re Aelle. Non ebbero successo, ma riuscirono a conquistare York. E in un nuovo attacco riuscirono a catturare Aelle e a sottoporlo all'Aquila di Sangue. Di Ivar si dice che fosse bello, forte, carismatico, un eccellente stratega e il più abile tra i suoi fratelli. La Gerta è veramente esistita? La Gerta è una figura leggendaria, quindi non si hanno prove della sua esistenza. In teoria era una Shield Maiden che governò la Norvegia e fu la prima moglie di Ragnar Lodbrok. Secondo il mito, Fro, re di Svezia, invase la Norvegia e ne uccise il re, Sinardus, e rinchiuse le donne del suo casato, compresa la Gerta, in un bordello per umiliarle pubblicamente. Saputo ciò, Ragnar, nipote di Sinardus, giunse in Norvegia con un esercito per vendicare la morte del nonno. La Gerta e molte altre parenti del defunto re si finsero uomini per combattere al fianco di Ragnar. Impressionato dalle sue gesta in battaglia e saputo che era di nobile stirpe, Ragnar chiese alla Gerta di sposarlo. Lei, pur disdegnando l'offerta di matrimonio, finse di essere interessata. E Ragnar si recò alla dimora di lei per ottenere la sua mano. Arrivato lì, trovò che la Gerta gli aveva messo contro un orso e un cane. Lui trafisse uno con la lancia e strangolò l'altro, ottenendo così di sposare la Gerta. Con lei visse 3 anni. Seppure senza fidarsi, chissà mai perché. Ed ebbero 3 figli, un maschio, Fridlif, e 2 femmine. Dopo ciò Ragnar tornò in Danimarca per sedare una guerra civile. Giunto lì divorziò dalla Gerta per sposare la figlia di un re dal nome impronunciabile. Penso si dica Raudr. In seguito Ragnar si trovò a dover fronteggiare un'ulteriore guerra civile in Danimarca e chiese aiuto alla Norvegia. La Gerta nel frattempo si era risposata, ma era ancora innamorata di lui, e giunse così in suo aiuto con 120 navi, permettendogli di vincere la battaglia. Ritornata a casa, uccise il suo nuovo marito e governò la Norvegia da sola. Floki.
Nella realtà, Floki era un navigatore vichingo, con un nome ancora meno pronunciabile di quello del re di prima. Ragnar Floki Vilgerdarson, nato nell'830 e morto nell'890. Come in Vikings, fu il primo a raggiungere l'Islanda insieme alla propria famiglia, dove continuò a vivere, nonostante le difficoltà, fino alla sua morte. Molti altri personaggi di Vikings sono ispirati a persone realmente esistite, come il re del Wessex, Alfredo il Grande, che aveva protetto il regno dalle invasioni vichinghe, o come Altestan, che nella serie era un monaco anglosassone, ma in verità era il nipote di Alfredo. Seguitemi su Instagram e su TikTok per altre piccole curiosità sui vichinghi. Vi ricordo che se volete sostenere il regno di Vivian e ottenere numerosi privilegi, sono aperti gli abbonamenti al canale. Ciao!